Buonasera, buonasera a voi. Allora, io ho come quella sensazione che debba succedere qualcosa di importante, che siamo un po' come la calma prima della tempesta e che ci troviamo di fronte come quel padre di famiglia che invece di accorgersi che la propria famiglia sta andando a fondo, che non riesce più a mettere insieme pranzo e cena, continua ad occuparsi di quelli che sono i suoi ideali, le sue aspirazioni personali, ad apparire e così via. Ovviamente sto parlando di Mario Draghi, che invece di occuparsi in primis, come dovrebbe secondo me fare un capo di un governo dei propri concittadini, quindi degli italiani, si preoccupa di quello che avviene fuori. Ora, intendiamoci, tutta la mia assoluta solidarietà nei confronti degli ucraini, ci mancherebbe altro, va benissimo accoglierli, tutto assolutamente accettabile, assolutamente condivisibili. Però qui c'è un paese che sta morendo, capite? Questa è la realtà, cioè qui c'è un paese che sta morendo. E stava già morendo prima della guerra, figuriamoci adesso con le restrizioni. A parte che ci sono in atto delle speculazioni incredibili per quanto riguarda, ad esempio, il petrolio e questi prezzi non si giustificano nella maniera più assoluta, ma non perché lo dico io, perché lo dicono persone molto più esperte di me, tra le quali, ad esempio, lo stesso ministro Cingolani. E quindi uno si dovrebbe aspettare che Mario Draghi intervenga in maniera rapida, decida un'azione contro chi sta perpetrando queste speculazioni. Perché se noi andiamo a vedere in tutto il resto d'Europa, la benzina è aumentata, ma in termini molto meno ampi di quello che è successo in Italia. Siamo mediamente un aumento, io ho guardato i vari paesi. Anche vicino all'Italia un aumento del 10, massimo 15%, mentre in Italia abbiamo un aumento del 40%, perché se noi andiamo a vedere circa un anno fa era 1,60-1,65 la benzina e 1,45-1,50 il gasolio, adesso siamo a 2,20-2,30, addirittura in certe pompe 2,50, cosa totalmente ingiustificabile. Ma non esiste soltanto purtroppo il petrolio, esiste anche l'alimentare che sta crescendo. E Draghi, ripeto, è solamente occupato a farsi vedere in giro per l'Europa, è stato a Versailles per vedere cosa fare per quanto riguarda il futuro, anche per quanto riguarda l'energia. Assolutamente, per carità, un tema condivisibile, perché se non pensiamo adesso a cosa faremo, ad esempio, nel prossimo inverno, rischiamo di essere al freddo. Però a me hanno sempre insegnato che bisogna, se sei in grande difficoltà, guardare di dar da mangiare alla propria famiglia il giorno dopo e non fra 6 mesi. Quello che non sta assolutamente facendo Mario Draghi. E quindi c'è grande preoccupazione. Inoltre poi ci sono delle preoccupazioni che riguardano uno spettro molto più ampio al di fuori dell'Italia, no? I paesi africani ricevono gran parte del loro fabbisogno per quanto riguarda l'alimentare, ad esempio, lo stesso grano dall'Ucraina, no? E se l'Ucraina non fosse in grado, e già non lo sarà, di poter fornire quelle popolazioni, voi capite che quelli che hanno fame a un certo punto vanno a cercarsi il cibo dove il cibo lo trovano e quindi potrebbe esserci un'altra immigrazione. Non potremo solo trovare i profughi che giustamente vengono dall'Ucraina, ma anche i disperati che provengono dall'Africa. Quindi veramente trovarsi di fronte ad un disastro incredibile. E Mario Draghi, ripeto, è molto più impegnato a confermare il Green Pass, è molto più impegnato a vendicarsi di quelli che lui ritiene gli abbiano fatto un affronto, cioè quei padri di famiglia, quelle madri che non si sono vaccinate e quindi non possono lavorare. Quindi una condizione davvero sempre di giorno in giorno più difficile.
E dove le sanzioni, più che pagarle, la Russia, che probabilmente si è preparata anche a tutto questo, tanto che anche da un punto di vista delle risorse monetarie ha creato un fondo importante, ce lo dicono tutti gli analisti, ma ha sicuramente già lavorato da questo punto di vista con i paesi asiatici e sicuramente in particolare con due paesi come la Cina e come l'India. E quindi è probabile che avrà anche meno contraccolpi di quelli che non avremo noi, perché è evidente che ormai tutto è concatenato, non è solo un discorso di gas, di petrolio e di grano turco, ma voi sapete che così a cascata tutto l'alimentare soffre di questo, soffre di questi aumenti e della carenza che ne potrebbe derivare. E la stessa cosa riguarda il gas, il petrolio, che non sono solo legate al riscaldamento e al carburante, ma pensate solo i panettieri, i costi incredibili che sono aumentati, che costringeranno loro un alimento base per gli italiani come il pane ad avere degli aumenti incredibili. E tutto il resto, è tutto il resto che è appunto legato, le aziende che chiuderanno, non avremo più pesce, sulle nostre tavole in pratica non arriverà più il pesce, perché come sappiamo i pescherecci sono fermi. Ma non solo, in generale il trasporto delle merci, se i camionisti non possono più lavorare, le merci come arrivano nei supermercati? Capite? Tutto questo sembra non interessare Mario Draghi. Anche sul fatto che gli autotrasportatori abbiano già attuato degli scioperi, sembra che non abbia minimamente scalfito le posizioni del nostro presidente del Consiglio, perché nulla ha fatto, non mi risulta che abbia fatto ancora alcun intervento. Sono solo parole, 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 ma zero fatti. E questo ci deve fortemente preoccupare e dovremo poi decidere noi come popolo come reagire di fronte a questa situazione. Con questo io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.